Cari amici, buongiorno, siamo qui a Roma. Allora, a quanto pare oggi il governo, dopo una riunione con le regioni, deciderà un nuovo DPCM con il quale andrà a fare ulteriori restrizioni per gli italiani nei giorni di Natale. Sembrerebbe, poi vediamo, perché qua poi arrivano notizie, contro notizie a tutte le ore, sembrerebbe che alle 24, 25, 26 e il 31, il 1 gennaio, non si possa uscire di casa con una nuova zona rossa nazionale, con tutti i bar chiusi, ristoranti chiusi, attività chiuse. Allora, io non voglio far polemica, perché penso che bisogna dire le cose come stanno. Se nella prima fase dell'emergenza sanitaria, quindi i primi mesi, quando è arrivato sto virus, non eravamo preparati, non eravamo in grado di gestire la situazione, quindi ci stava pure il lockdown totale perché bisognava organizzare gli ospedali. Bene, oggi siamo passati quasi un anno che questo virus è operativo e non si capisce perché per Natale dobbiamo essere bloccati ancora a casa, che non possiamo neanche uscire per il pranzo di Natale con i parenti più stretti, non è che dico, i familiari più stretti, cioè dobbiamo stare a casa isolati perché il governo non è stato in grado di organizzare lo Stato, perché lo Stato e il governo doveva fare posti letto negli ospedali, organizzare gli ospedali. Se gli ospedali non erano in grado di essere organizzati, fare degli ospedali da campo militari, ok, per la gestione dei malati Covid. Non si capisce niente, non hanno fatto ancora oggi, lo ripeto, lo dirò finché tanto che non verrà fatto, il protocollo unico nazionale per la gestione del malato negli ospedali Covid. Cosa vuol dire? Che ogni regione fa un trattamento specifico come gli pare, insomma, per il malato Covid. Cioè il ministro Speranza non è stato in grado di organizzare un unico protocollo nazionale. Capite bene che questa è una situazione di piena incompetenza, irresponsabilità. Oltretutto abbiamo tutti, perché basta parlare con i medici, una marea di visite specialistiche, malati oncologici ad esempio, cioè anche chi ha un tumore che non è urgente, rinviate le visite, rinviate le prestazioni ospedaliere. Quindi una situazione di sbandamento totale del governo sulla sanità. Speranza non aveva neanche il piano pandemico, il governo sul tema della sanità, l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso c'è un'inchiesta, non si capisce bene. Però io non voglio fare la polemica sterile, cioè si devono dare una mossa perché sono responsabili della distruzione economica, ma a questo punto anche sanitaria, perché se tutte queste visite vengono rinviate di 3, 4, 5, 6 mesi, capite bene che chi è in difficoltà, magari sta male, può anche andare in difficoltà sanitaria, cioè gli ospedali sono nel caos, e allora si dovevano organizzare. Perché Arcuri, che ha tutti i poteri, gestisce miliardi di euro, non ha fatto quello che doveva fare, potenziare gli ospedali, potenziare la medicina territoriale, assumere tutti i ragazzi neolaureati, dottorati sul settore medico che ancora stanno aspettando, perché non li hanno ancora assunti, perché la burocrazia ammazza la voglia di far entrare questi ragazzi negli ospedali che potrebbero dare una grossa mano. E allora, se non sono in grado, devono andare a casa, ok? Speranza, Arcuri devono andare a casa se non sono in grado. Detto questo, nel frattempo, e quindi vi tengo aggiornati perché qua non possono fare le cose senza passare dal Parlamento, ok? Cioè, anche perché dobbiamo sempre ricordare che questi DPCM non sono votati da nessuno, sono provvedimenti che fa il governo in autonomia e noi che siamo qua in Parlamento non li votiamo, quindi non li vediamo proprio questi provvedimenti. Quindi è una situazione paradossale. Quindi vigileremo per capire cosa combinerà il governo, quindi vi tengo aggiornati perché qua così dopo possono avere tutti i media dalla loro parte, giornali, TV, però noi dobbiamo portare gli interessi degli italiani, quindi a me non me ne frega niente se poi loro sono bravissimi a comunicare, la realtà è un'altra, che ci sono delle gravi responsabilità. Poi, allora, situazione commercio, avete visto che hanno fatto questa lotteria degli scontrini, hanno fatto anche il piano cashless, insomma hanno con questi nomi inglesi meno contante
per incentivare le attività, che poi si sono pure lamentati perché le persone andavano a fare le compere per Natale, aiutando anche l'economia. Ok, allora vi dico una cosa, dal 1 gennaio 2021 tutti i commercianti dovranno spendere 300 euro, ok? Cioè anche chi ha l'attività chiusa deve spendere 300 euro per aggiornare, per chi non l'ha fatto ovviamente, però sono il 70% delle attività commerciali, compresi anche gli esercizi come bar, ristoranti, devono aggiornare la cassa elettronica per la lotteria degli scontrini. Perché chi non lo fa questo, quindi chi non fa questo aggiornamento, intanto lo sa subito lo Stato, perché c'è una connessione telematica di queste casse direttamente con l'Agenzia delle Entrate, e chi non lo fa è passibile di sanzioni, può essere multato. Ok, questo avverrà il 1 gennaio 2021. Allora, io farò una battaglia su questa cosa qua, da solo o con chi anche i parlamentari che mi supporteranno nei prossimi giorni, da qua a fine anno, perché questa schifezza, questo tassa occulta nei confronti di milioni di commercianti artigiani sia rinviata. Capite bene che siamo in pandemia, attività chiuse, attività che non hanno incassato un euro, ok? Attività che rischiano la chiusura o hanno già chiuso e devono pagare 300 euro di aggiornamento della cassa elettronica per la lotteria degli scontrini. Già io ero contro sta lotteria dei scontrini, però al di là di questo, se tu fai queste cose non puoi prevedermi un costo che devo pagare. Oltretutto ci sono attività che veramente non hanno fatturato niente. Io vivo in Abruzzo, cioè siamo stati in zona rossa per tantissimi giorni, adesso siamo in zona arancione e ancora i bar e i ristoranti sono chiusi, possono fare solo che ti puoi prendere le cose, il take away, no? Però cioè veramente che cosa vuoi fatturare con tre caffè che uno si prende e si porta via? Cioè, quindi è una situazione gravissima. Invece quindi di tagliargli le tasse, cancellare le tasse quest'anno, un anno bianco fiscale, si mette una nuova tassa. Quindi adesso faremo una battaglia, io e altri parlamentari che mi sosterranno, per evitare questa situazione, perché è una roba fuori di testa. E poi c'è anche la scadenza del 1 gennaio 2021, dove partiranno tutte le cartelle esattoriali. Sì, perché qualcuno mi dice sono le tasse che non hanno pagato. Guardate che il grosso di queste cartelle, il 50%, non è tutto quello che non è pagato, ma sono aggi e interessi. Quindi se io ad esempio non ho pagato, faccio un esempio, 50 euro di multa, oggi io avrò una cartella di 100-120 euro di cartella esattoriale, e attraverso il sistema, le leggi che ci sono oggi, mi possono pignorare la pensione, il conto corrente, lo stipendio. Capite bene che in questa situazione è una situazione fuori di testa, quindi lavoreremo anche qui con chi mi sosterrà per rinviare tutte queste scadenze fiscali da quei prossimi giorni. Sarà una battaglia politica che faremo, e vi dico questo, ci teniamo aggiornati. Non bisogna che restiamo uniti, bisogna che restiamo uniti noi italiani, passeremo questo brutto momento, ma manderemo via anche gli incompetenti. Bisogna che restiamo uniti, perché è inutile, la tecnica è sempre di dividerci, dare la colpa agli italiani, chi è andato a comprare nel negozio, crearsi sempre il nemico tra noi italiani. Invece dobbiamo restare uniti e lavorare per cambiare questo paese, non mollare, non perdere la speranza, perché dai brutti periodi si viene fuori lottando, restando uniti, supportandoci, facendo anche tanto volontariato, perché ci sono tante famiglie, anziani in difficoltà. Bisogna che ci aiutiamo, perché lo Stato è in palla, non è in grado oggi chi ci governa, anche se nella prima fase, ripeto, io non voglio fare polemico, ho sempre detto che avevano gestito bene, adesso invece si sono completamente bloccati, molto probabilmente per i litigi anche, perché vedete quanti litigi ci sono nel governo. Uno chiede una cosa, l'altro chiede un'altra. Molto probabilmente questo è il problema, e Conte non riesce a gestire tutto questo caos. Comunque, al di là di questo della politica, restiamo uniti, perché solo restando uniti, il popolo italiano, potremo venire fuori da questa situazione. Vi tengo aggiornati. Ciao!